Nel segno del vintage, venerdì e sabato, nella Piazza della Rinascita a Pescara prima e nel Parco Florida poi, torna Florida Graffiti, organizzata dall'APS Florida 60 Pescara. Abbiamo pensato di portare Pescara per due giorni agli anni 60, che sono stati anni stupendi della nostra vita. Noi siamo i ragazzi del Florida, quelli hanno vissuto in quel parco la loro giovinezza, lo sport a livello anche culturale, ricreativo, con le feste che c'erano. E niente, in questi due giorni faremo una manifestazione vintage. A Piazza Salotto venerdì sarà allestito un campo da tennis dove i giocatori, come vede, in pantaloni lunghi bianchi con le racchette di legno faranno un torneo vintage, e il giorno appresso, il sabato, a Florida ci sarà anche l'esposizione del museo vintage del tennis dagli anni 35 agli anni 50 con le auto d'epoca che accompagneranno i giocatori, come ho detto, a Piazza della Rinascita dal Florida, e la sera la festa dove balleremo, la cena all'aperto e poi la premiazione. La cosa è che questa iniziativa si risvolga all'interno del Parco Florida, che è stato il parco dove si è cominciato a giocare a tennis, si giocava a pallacanestro, è per noi un segnale molto forte, e quindi abbiamo dato l'ok a questa bellissima manifestazione che si svolgerà in questi due giorni, di venerdì e sabato.